E siamo qui con gli organizzatori di questo evento, li presentiamo subito, sono Priscilla ed Alberto e vi lascio il microfono in modo tale che possiate parlare appunto di questa serie di eventi atti a promuovere il centro commerciale Margherita Destre. Prego, Priscilla, lascio la parola a te prima da donna. Grazie mille. Questi sono 8 eventi che abbiamo appunto organizzato sia per promuovere il centro commerciale ma anche per creare una sorta di aggregazione attorno a quello che è il primo centro commerciale d'Italia, se non sbaglio, il Margherita Destre, e quindi per valorizzarlo. Siamo partiti a luglio con le prime 4 serate e giunge al termine il 22 di settembre da Rocco Spio per la stagione estiva. Penseremo poi alla programmazione della prossima stagione, a come organizzarla, comunque reduci di queste 8 serate con i pro e i contro e appunto le varie tecniche organizzative. E noi ci divertiamo tantissimo perché a me piace la musica, ci piace il rock e ci piace anche, a me personalmente piace anche il lato organizzativo di promozione, e dobbiamo molto ad Alberto che è la testa dietro a questo evento, e vi lascio la parola. Grazie, è troppo gentile. Sì, allora, nel computo del programma estivo, che ha visto anche altre serate, Rocco Spio è stato di fatto il progetto di successo. È nato come un'idea di rilanciare il mondo del rock sia per chi già lo pratica come proprio attività professionale, ma anche per chi vorrebbe approcciarlo. Riteniamo che insieme con Andrea, che è la terza parte dell'anima di questo progetto, riteniamo che debba esserci uno stimolo molto forte per riavvicinarsi a una musica molto importante, magari non così diffusa in Italia, ma che nel resto del mondo invece appassiona tuttora i giovani, anzi coinvolge molto i giovani. Quindi nasce il progetto estivo per presentare in realtà quello che sarà un progetto di più ampio respiro, il tutto supportato dalla struttura di Music Temple, che sarà di fatto la scuola di musica, registrazione e anche di prove, di live, di tutti coloro che vogliono imparare a cantare, suonare e quant'altro, provano a cimentarsi qua direttamente. La cosa innovativa di quest'anno, che abbiamo lanciato quasi da subito potremmo dire, è la diretta streaming su YouTube. Abbiamo attivato un canale nostro di YouTube e stiamo mandando in diretta, registriamo anche la serata, quindi le band hanno anche un'ulteriore possibilità, quella di rivedersi registrati in un live, che non è una cosa comune. Normalmente i live vengono fatti magari nei locali con il telefonino dell'amico, qua invece stiamo facendo proprio una registrazione importante che pensiamo sia di aiuto sia per noi per sostenere il progetto, sia per le band per risentirsi, non dico rivedersi, risentirsi, no? Cercare di capire cosa si può migliorare, perché si può migliorare sempre. A livello di seguito devo dire che il lavoro che ha fatto Priscilla, che si è occupata sin da subito della parte proprio di comunicazione, e abbiamo molto seguito, l'ultimissima, perché è arrivata stasera, una band da Milano che vorrebbe venire a suonare qua. Per cui diciamo che il processo di comunicazione, diffusione, oltre al passaparola e tutto quanto, ha funzionato, sta funzionando. L'ultima cosa che mi sento di dire è che un altro degli aspetti che Rocco Spio ha voluto portare in campo è il pubblico, nel senso, qui non ci aspettiamo che la band porti i suoi amici, qua vogliamo che il pubblico venga perché è attirato dalla band, quindi il fatto che sia tanto o che sia poco, che sia molto o che sia selezionato, è un fattore legato proprio alla notorietà della band, e noi crediamo che questa sia un'altra delle opportunità che offriamo per sapere come migliorare la propria notorietà nel mondo della musica. Diversamente da quello che può accadere nelle sagre piuttosto che nelle settimane dedicate alla musica, qui effettivamente è l'artista che fa la parte. Noi sosteniamo, facciamo la campagna di comunicazione, facciamo tutto quello che serve sui social, ma è l'artista che deve portare il pubblico.
Ora noi stiamo lavorando chiaramente con un accesso libero e gratuito perché ci serve per lanciare il progetto, però chissà, magari nel futuro le cose potrebbero crescere ulteriormente e fare diventare questa come una vera e propria arena dove chi viene a suonare qui è perché effettivamente merita di suonare.